caro saluto amici telespettatori, benvenuti a questo appuntamento importantissimo, mi piace davvero definirlo così, con cui andremo insieme a seguire la visita di Papa Francesco a Bozzolo. Il Santo Padre, come ormai è noto, atterrerà alle 9, dovrebbe essere puntualissimo, atterrerà al campo sportivo di Bozzolo e poi sopra ad un'auto coperta raggiungerà la chiesa parrocchiale al cui interno incontrerà i sacerdoti della diocesi di Cremona innanzitutto, insieme ad altri sacerdoti, ad altri preti del territorio e poi anche ad un gruppo di fedeli. C'è molta attesa ovviamente per quello che sarà il messaggio, per quelle che saranno le parole di Papa Francesco a Bozzolo, come sappiamo, sulle orme di Don Primo Mazzolari. E infatti c'è molta attesa perché si pensa proprio che le parole del Santo Padre possano in qualche modo far riferimento alla figura di Don Primo e quindi al suo modello di essere prete. Vedremo comunque poi appunto quali saranno le riflessioni che ci proporrà il Pontefice e che andremo a commentare così come il resto della nostra trasmissione con i nostri due ospiti a cui do il benvenuto e quindi il diacono nonché direttore dell'ufficio Migrantes della diocesi di Mantova, Aristide Belagatti, grazie di essere con noi Aristide, e al direttore dell'ufficio per la pastorale sociale del lavoro, sempre della nostra diocesi, Marco Pirovano. Grazie ad entrambi ovviamente della vostra partecipazione. Come sappiamo, Bozzolo invece fa parte della diocesi di Cremona, quindi il vescovo di riferimento in questo caso è Monsignor Antonio Napoglioni, ovviamente sarà lui insieme anche al parroco Don Gianni Maccalli a ricevere Papa Francesco insieme anche al sindaco appena riconfermato Giuseppe Torchio. Quella di Papa Francesco a Bozzolo, una visita privata, è stato ripetuto tante volte, ma ovviamente che ha un significato importante, importantissimo, soprattutto appunto perché è nel segno di quello che è stato giustamente chiamato il parroco d'Italia. E noi avremo anche diversi collegamenti con Bozzolo. Io a tal proposito vedo già collegata dalla sala stampa che è stata allestita nell'Istituto di Suore proprio vicino alla chiesa parrocchiale di Bozzolo, la nostra Beatrice Linardi. Beatrice, mi senti? Vediamo se riescono a darci il collegamento. Io vedo già Beatrice, la vedo chiaramente e la sento anche. Mi dicono che però non ha il ritorno audio, allora chiedo alla regia, al nostro regista Anna Saramburi, e appena Beatrice riuscirà ad avere il ritorno audio di passarcela per questo collegamento. Vado dunque ai nostri ospiti in studio, quindi dicevo. Grande attesa per quello che sarà il messaggio del Papa. Sicuramente oggi è una giornata storica per Bozzolo, ma soprattutto per questa esperienza di Chiesa che ha voluto segnare un pezzo di storia importante della realtà mantovana e cremonese, che è quella del parroco d'Italia di Don Mazzolari. Noi ogni tanto facciamo riferimento a questo parroco e cerchiamo di capirne il senso e il significato. Ho provato ad interrogarmi sul senso e sul significato di una visita privata. E credo che il senso della visita privata sia quella di un parroco, Papa Francesco, che va ad incontrare la storia di un altro parroco. Due realtà molto belle, molto forti, molto importanti, ma molto vere che si radicano profondamente dentro nella storia dell'umanità. Ecco, che modello, anzi quali modelli di prete può
lanciare oggi proprio la figura di Don Mazzolari. La sua, insomma, ricordiamo che così come quella di Don Milani, il Papa dopo la visita a Bozzolo si recherà proprio in Toscana a rendere omaggio, questa volta invece a Don Lorenzo Milani, una chiesa in uscita sia del primo che del secondo. Certo. Io ricordo così, anche perché prima di venire abbiamo tutti e due un po' studiato, siamo andati a rivedere, no, alcuni interventi, che già Papa Benedetto XVI aveva additato Don Primo Mazzolari come esempio proprio per i preti, per i sacerdoti, nell'anno dedicato ai sacerdoti. E mi piace riprendere il Cardinal Martini, che ha sintetizzato molto bene cosa ha espresso Don Primo in una lettera che il Cardinal Martini ha inviato ai parrocchiani di Bozzolo. Lo definì capace di scrutare i segni dei tempi, quindi una persona che è capace di cogliere quello che sta succedendo, inserito nel contesto, nella realtà, nella storia, capace di condividere le sofferenze e le speranze della gente. È chiaro, rispetto ai tempi in cui uno è, le sofferenze e le speranze della gente, che a volte però si ripetono, il lavoro, i profughi, perché sono tutte cose che poi nella storia ritornano. Amò i poveri, rispettò gli increduli, disse il Cardinal Martini, e penso anche l'attenzione a chi è più lontano dalla Chiesa, con quelle persone con cui c'è sempre un dialogo aperto. Dice sempre Martini di Don Primo: ricercò e amò i lontani, visse la tolleranza come imitazione dell'agire di Dio, e poi fu profeta coraggioso. Ecco, a me piace pensare, ho sentito spesso definire, no, Don Milani e Don Mazzolari preti scomodi, ribelli no? Eccetera. Ecco, mi piace pensare a loro come delle figure di profeti che in qualche modo sono coraggiosi e obbedienti comunque al Vangelo. Certo, probabilmente talmente furono profeti, talmente furono avanti, che la Chiesa in quel momento non fu capace di seguirli. Certo, e fu quello che nel 1970 proprio disse Papa Paolo VI, quando i bozzolesi, compresa la sorella di Don Primo, andarono in visita in Vaticano. Dice appunto: era troppo avanti, abbiamo per questo ha sofferto lui, abbiamo sofferto noi. Quindi proprio un passo troppo veloce quello di Don Primo. Ecco, tra l'altro chiedo alla regia se per caso abbiamo già delle immagini in arrivo da Bozzolo, di proporcelo, perché immagino che appunto le piazze saranno già pienissime. Qui vediamo, abbiamo intravisto alcune le strade, ecco, se la regia ce le può proporre. Qui dovremmo essere un attimino spostati, vediamo gli ultimissimi preparativi, ma io so che dovremmo, appunto la regia mi dice che dovremmo avere questa volta in collegamento anche Beatrice Linardi con... ancora non è pronto quindi il collegamento con Linardi, è invece pronto il collegamento con Matteo Bursi. A te, Matteo, mi senti? Buongiorno Monica, vi sentiamo forte e chiaro qui da Bozzolo. Siamo in Piazza Europa, la piazza del comune, del municipio di Bozzolo, quella che verosimilmente sarà una delle tappe del percorso in auto fra poco del Santo Padre, del Pontefice, che come noto si soffermerà davanti alla tomba di Don Primo, e poi la Papa Mobile, insomma, farà tappa per le vie e le piazze di Bozzolo. Qui dalle 7 di mattina, quando siamo arrivati con i colleghi, abbiamo visto qualche centinaio di fedeli, di persone, di curiosi prendere posto. Vengono, li abbiamo anche
intercettati poco fa da tutta la provincia di Mantova, cioè chi arriva da Viadana, da chi da Castiglione e chi, molti, ovviamente da Bozzolo. Abbiamo visto anche tante belle magliette con una frase di Don Primo Mazzolari, una maglietta blu e gialla che domina insomma la piazza e dice: il mondo si muove se noi ci muoviamo. Quindi una frase di Don Primo che accompagna molti giovani in Piazza Europa qui a Bozzolo nella giornata che ovviamente passerà alla storia con la visita di Papa Francesco. Matteo, scusa, le piazze sono già piene, immagino. Questa, non so se vi arrivano anche il ritorno dalla piazza centrale, quella della chiesa è molto molto piena. Qui c'è, stimiamo 200-250 persone, un gruppo minore rispetto ovviamente a quello che vorrà vedere fermarsi il Papa Francesco sulla tomba di Don Primo, quindi nelle vie qualche decina, soprattutto qui l'altro punto, stimiamo 250 persone, molti giovani, molti scout, e qui in Piazza Europa c'è anche un'area riservata alle persone disabili, sono tanti i ragazzi e le ragazze che abbiamo visto ovviamente accompagnati dalla famiglia che attendono anche magari uno sguardo, un saluto del Santo Padre. C'è molta rappresentanza dalla provincia di Mantova, abbiamo notato, chiedendo anche ai passanti, ai fedeli che abbiamo intercettato in piazza, poca magari rappresentata da fuori a provincia, quindi magari possiamo definire un evento mantovano-cremonese, non c'è del turismo come magari si poteva anche immaginare da molto lontano, quindi un evento che ha richiamato fedeli ma non oltre le province di Cremona e Mantova, quantomeno da quanto abbiamo raccolto poco fa. E che questa sono già tantissimi, abbiamo... perché pensiamo a quanto è piccolo Bozzolo, appunto si prevedono un 15.000 persone e già appunto l'arrivo dall'intero territorio mantovano e da quello cremonese ovviamente basta a riempire le piazze e le strade del paese. Matteo, io ti ringrazio, ci sentiamo più tardi sia con te che con il collega Giulio Cisamolo, vediamo tra l'altro se tra poco riusciremo anche a collegarci con Beatrice Linardi, chiedo ancora alla regia quando avrà delle immagini in arrivo da Bozzolo, ovviamente di proporcele anche sui nostri, sul nostro parlato in studio, perché così possiamo far vedere ai telespettatori quanto sta capitando in paese proprio nell'attesa. Ecco qua infatti le immagini, se la regia ce le manda, quanto sta capitando nell'attesa appunto dell'arrivo di Papa Francesco. Torniamo in studio, dicevamo prima Don Mazzolari, Don Milani, due figure che in qualche modo la Chiesa del Novecento ha cercato di azzittire, non riuscendoci fortunatamente, e entrambe due figure che comunque propugnavano quella Chiesa misericordiosa che di fatto... Così come prima ci ha ricordato Marco Pirovano, è la Chiesa di Papa Francesco esattamente come tutte le caratteristiche di cui prima ci ha parlato, no? Che erano, diciamo, le parole d'ordine della Chiesa di Don Primo Mazzolari, e sembra davvero una sorta di profeta, di precursore di quella che è la Chiesa di oggi, la Chiesa di Papa Bergoglio. Ci sono alcune cose che veramente danno il senso del messaggio profetico. Entrambi questi sacerdoti hanno cercato di zittirli, ma anche nel Vangelo, anche nell'Antico Testamento ci sono i grandi personaggi che hanno cercato di zittirli. Ma quando una persona parla al cuore della gente, è a fianco della gente, è in mezzo alla gente, si possono mettere tutti i recinti possibili, immaginabili, ma quel messaggio va avanti. Certo. Ecco, questo è forse l'elemento principale che caratterizza questi due sacerdoti. Cioè, la Chiesa, l'istituzione, ha cercato di... non riusciva a capire il perché. Perché probabilmente in quel tempo, in quella storia, la sovrastruttura era troppo pesante. Oggi il messaggio diventa quotidiano anche a seguito sia dei pontefici che sono venuti nel nostro tempo, partendo da Paolo VI in avanti, soprattutto perché questa Chiesa
ha capito una cosa estremamente importante: bisogna stare in mezzo alla gente. Certo. E questi due parroci sono stati capaci di stare in mezzo alla gente. Ecco, tra l'altro mi piace ricordare, abbiamo detto prima, parroci della Chiesa della Misericordia, ma anche parroci degli ultimi, veramente. Così come oggi Papa Francesco continua a insistere sul valore delle periferie, lui stesso è un Papa che viene dalla periferia e che poi ha cercato proprio di focalizzare l'attenzione e la sua attività sulle periferie del mondo, intese non solo nel senso della lontananza, ma perché periferia può essere ovviamente quella che abbiamo intorno, ma entrambi appunto sono stati anche in questo precursori, no, di questo concetto. Se poi non avremo subito pronto il collegamento con Linardi da Bozzolo, mi piacerebbe peraltro proporre il discorso di Don Mazzolari riguardo il primo maggio, se la regia riesce a prepararcelo, perché ci dà un'idea proprio di cosa significava per lui negli anni 50 appunto, e cosa significava il concetto del lavoro, cosa significava il rispetto della gente e quindi innanzitutto però degli ultimi, di quelli che in quel momento il lavoro non ce l'avevano o avevano difficoltà a vedersi riconoscere il proprio impegno. Sì, io vorrei tornare sulla frase che dicevi legata alla periferie, perché effettivamente pur con una differenza di tempi, gli anni 30 invece per Don Primo e più spostato in là gli anni 50-60 per Don Milani, tutti e due hanno fatto l'esperienza della periferia, nel senso che sono stati in due parrocchie sicuramente non al centro, ma molto certo, desolate, anche perché a quei tempi Bozzolo era un borgo della Bassa Padana, come Barbiana era addirittura un villaggio sperduto, e quindi entrambi i luoghi sicuramente periferie d'Italia, di quell'Italia novecentesca, ma che potevano essere in qualche modo interpretate anche come un esilio, come una prigione per queste persone rinchiuse, perché come dicevamo, considerate ribelli, però invece non sono diventate delle prigioni per loro, per il loro pensiero, perché ci hanno dimostrato che ogni luogo può comunque, anche quello più sperduto, essere una finestra sul mondo se, come sono stati capaci loro, genera esperienze reali di vita umana. Quindi un aspetto che li unisce, seppure con una differenza temporale, è questo aver vissuto ai margini e dai margini aver lanciato questi messaggi molto importanti. Come ricordavi, entrambi fecero la scelta per i poveri, per gli ultimi, aspetti che oggi sembrerebbero scontati, naturali, no? Naturali, forse anche proprio per tanti messaggi di Papa Bergoglio, ma che allora non erano così. Non erano assolutamente scontati, anzi, quante volte entrambi sono, sia Don Mazzolari che Don Milani, sono stati richiamati dal Sant'Uffizio, appunto, come dicevamo prima, hanno cercato di metterli a tacere. Sentiamo dunque uno stralcio della famosa omelia, di una delle omelie del primo maggio. Per tanti anni è rimasta una festa polemica. Qualcheduno la festeggiava, qualcheduno non la voleva festeggiare. Qualcheduno ci vedeva dei motivi non puliti, qualche altro la esaltava al di là forse della stessa possibilità che una festa può avere. Poi gli animi si sono chiariti. Non meravigliatevi, o miei cari fratelli, se la Chiesa, il primo maggio, spalanca le sue porte e dice a tutti i suoi figliuoli: venite, venite davanti all'altare di colui che è il Cristo lavoratore. Non vi dovete meravigliare se la Chiesa spalanca le sue porte il primo maggio e vi dice:
venite e ricordatevi di San Giuseppe, il lavoratore che ha mantenuto la famiglia che doveva portare al mondo il Redentore. Dove volete trovare, o miei cari fratelli, un accordo più completo, un'ispirazione più alta, una garanzia più piena di questa presenza vostra davanti all'altare dove il Cristo crocifisso, prima che a qualunque altro, a voi dice le parole che compendiano la sua missione di redenzione? Venite a me voi tutti ed io vi ristorerò. Ecco, Pirovano, mi rivolgo a te proprio come responsabile dell'ufficio della pastorale del lavoro. Parole che sono veramente di una attualità incredibile, cioè come se le avessimo sentite il 1° maggio 2017, se non fosse che ovviamente si cala in quella che era la dimensione degli anni 50. Questo è un discorso infatti di metà anni 50. Ricordiamo che Don Primo Mazzolari muore il 12 aprile del 1959. Certo, è forte appunto il tema del lavoro in Don Primo e in quegli anni, come oggi potremmo fare anche quest'altro parallelismo, la disoccupazione nel dopoguerra era un problema enorme, tant'è che Don Primo si batté anche perché il governo fece pressione in qualche modo perché mettesse a punto un programma per il lavoro. Per Don Primo i disoccupati erano davvero i fratelli a cui dare ascolto, da aiutare, e questo appunto caratterizza moltissimo dell'opera di Don Primo, questa attenzione al lavoro. Come abbiamo sentito in questo discorso, cercò, insistette perché la Chiesa in qualche modo celebrasse anche lei il 1° maggio, ricordando la figura di Gesù lavoratore, no? Distinguendola da quella che magari si può confondere di San Giuseppe artigiano, ma proprio Gesù come simbolo di tutti i lavoratori, e quindi aggiungendo alle celebrazioni civili del 1° maggio anche questo aspetto più religioso, questo voler comunque camminare insieme alla celebrazione civile, sottolineando quello che è il lavoro, l'importanza del lavoro, la dignità del lavoro. Ecco. Su questo aspetto poi sembra proprio perfettamente ripreso anche da Papa Bergoglio. Assolutamente, la dignità del lavoro, è come Don Mazzolari, tra l'altro io adesso vedevo nelle immagini del preview già le piazze veramente piene, vediamo se la regia riuscirà anche a farcele vedere in studio e quindi ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa. La dignità del lavoro, Don Mazzolari che diceva ci deve essere un riconoscimento equo per quello che è il lavoro, per quello che è, certo, la fatica della gente. Oggi addirittura Papa Francesco che fa un passo più avanti, un riconoscimento equo, ma non solo, bisogna anche fare in modo che il lavoro gratifichi, faccia in modo che la persona possa esprimersi in quelle che proprio sono le proprie peculiarità, in questo modo può dare un contributo anche alla società, quindi un passo un attimino più avanti, ovviamente sono passati 60 anni. Certo, nel caso di Don Primo era sottolineato molto l'aspetto di pagare. Pirovano, ti interrompo un attimo perché stiamo vedendo la piazza, tra l'altro adesso ci stiamo collegando con le immagini dei colleghi di Cremona 1, ecco il Papa che sta atterrando, l'elicottero del Papa che sta atterrando in quel di Bozzolo. Se la regia ci moscia, ci fa andare le immagini, andiamo appunto con le immagini dei colleghi di Cremona 1. Facciamo. Facciamo, ecco qua. Francesco,
Le diamo l'atterraggio del Papa. Ecco, dunque il Papa Francesco, il Santo Padre, è atterrato a Bozzolo. Seguiamo questo che è davvero un momento molto molto emozionante. Stiamo rimanendo in silenzio, ma mi sembra doveroso. Vediamo chi lo andrà ad accogliere, se appunto sono i personaggi che ho annunciato inizialmente, a inizio trasmissione, come da programma, e quindi dicevamo il Vescovo di Cremona, Monsignor Napoleoni, che mi pare tra l'altro ecco, di intravedere al centro, il Sindaco Giuseppe Torchio, appena appunto riconfermato domenica scorsa, e con loro poi dovrebbe esserci anche Don Gianni Macalli, che è il parroco di Bozzolo, anche se lì tra i tre al momento non lo vedo, può essere che non lo distingua molto bene. Ecco, è già arrivata l'auto, ecco Papa Francesco, lo vediamo scendere dall'elicottero. Ecco il saluto con Monsignor Napoleoni, il saluto del Sindaco Torchio. È iniziata ufficialmente la visita a Bozzolo. Posso far notare un particolare? Papa Francesco, quando stava scendendo dall'elicottero, le prime due persone che ha salutato erano le due persone che hanno portato la scaletta. Ah, è vero, Sono dei piccoli particolari, è la caratteristica... Lasciamo le immagini sull'arrivo di Papa Francesco, per cortesia, anche se le commentiamo dallo studio. È la caratteristica della persona che sta innanzitutto in mezzo alla gente, perché sicuramente quelle due persone si saranno accorte di un particolare di questo genere. Cioè avere l'occhio verso non le persone che stanno cosiddette in prima fila, ma avere l'occhio nei confronti di tutte quelle persone che sono lì a servire e che vivono una umanità quotidiana dentro nella loro esistenza. Certo, e come porteranno adesso? Secondo me non si laveranno la mano per un po' di esatto, tempo. Esatto, lo stavo dicendo io. Continueranno a tenere praticamente certo. Con l'impronta della mano di Papa Francesco. Allora, io ho interrotto ovviamente bruscamente, perdonami Marco, no, però nessun l'arrivo problema. Del Papa, quindi intanto che adesso lo vediamo che sull'auto percorrerà le vie di Bozzolo, la via centrale di Bozzolo, per recarsi poi in chiesa, possiamo andare avanti con il nostro commento. Certo, parlavamo del lavoro, no? Di come Don Primo sicuramente è partito sottolineando l'aspetto della giusta retribuzione, anche con parole molto forti, perché aveva detto: chi non paga la fatica fa un sacrilegio, è come il sacerdote indegno che butta via l'ostia del Signore, no? E quindi parole molto molto forti che basterebbero per capire questo suo impegno a chiedere di creare un giusto lavoro e combattere la disoccupazione. E come dicevo, fu anche una sua preoccupazione che addirittura espresse perché la politica e il governo si impegnassero in un programma di giustizia sociale allora. E ricordo che è un fatto così che ho di prima mano, ho sentito il nostro vescovo Marco quest'anno, quando il 2 maggio, quindi il giorno dopo del primo, abbiamo fatto un'iniziativa con i lavoratori,
ha voluto proprio riprendere Don Primo Mazzolari con questa frase, no? Sottolineando che nel lavoro si devono superare le situazioni inaccettabili e ingiuste, ma soprattutto bisogna essere attenti alla vita concreta delle persone. Certo. Ecco, intanto stiamo vedendo il passaggio di Papa Francesco per le strade di Bozzolo. Sono davvero momenti emozionanti, quanta gente, guardate, che c'è per strada. Il pontefice raggiungerà in pochissimi, ovviamente, minuti la chiesa parrocchiale e vediamo, appunto, seguiamo insieme queste primissime fasi del suo arrivo a Bozzolo. Vediamo, appunto, la gente che lo sta attendendo, pronta ovviamente a salutarlo. Ecco, in questi giorni Bozzolo è tutta bianca e gialla con le bandiere, con quelli che sono i colori del papato, della bandiera del papato. È davvero un paese in festa e vediamo anche tanti bambini nelle primissime file dietro alle transenne. È davvero un momento di festa, di grande gioia per questo paese. Penso che anche loro iniziano a crederci veramente adesso. Nei giorni passati siamo stati più volte a Bozzolo, abbiamo intervistato la gente per strada, un entusiasmo veramente incredibile, e c'era anche qualche timore, no? Che qualcosa potesse andare storto magari all'ultimo minuto. Invece eccolo qua, Papa Francesco, proprio in quelli che sono stati i luoghi di Don Primo Mazzolari. Ricordiamo tra l'altro che Don Primo in gioventù, mi veniva in mente prima quando parlavamo del primo maggio, però fu anche parroco di Cicognara e proprio lì iniziò, appunto, a festeggiare il primo maggio. Quindi per lui è stata proprio una data simbolo, una data quella del riconoscimento, appunto, della fatica dei lavoratori, su cui ha profuso il suo impegno fin da quando era giovanissimo. Ecco, andiamo avanti, vediamo che già c'è l'attesa, ecco qui andiamo avanti con le immagini, già l'attesa sul sagrato della chiesa parrocchiale, ecco qui che la regia ci mostra i bambini che lo stanno, ecco qui ancora folla in quel di Bozzolo. Ricordiamo, ecco, tra l'altro, che nella chiesa, sul sagrato della chiesa parrocchiale hanno potuto aspettare il Papa solo le persone, 500 persone che sono state accreditate, e sono andati via gli accrediti nel giro di pochissime ore, e il resto ovviamente delle persone si sono messe lì in attesa fin ancora da notte fonda. I parcheggi sono stati aperti la scorsa notte alle 2, quindi insomma, diamo un'idea di cosa ha significato proprio l'attesa dell'arrivo di Papa Francesco. Belle, bellissime queste immagini. Ricordiamo che questa produzione è permessa grazie anche, appunto, al lavoro comune di Telemantova, Telepace e dei colleghi di Cremona 1. Belle, bellissime queste riprese con il Papa, ecco, che è arrivato finalmente sul sagrato davanti alla chiesa. Mi pare che, se non sbaglio, Don Gianni Macalli sia qui. Eccolo, l'abbraccio con il saluto con Don Gianni Macalli, parroco di Bozzolo, che, pensate, tra
pochi mesi lascerà, un parroco anziano ha rimesso il suo mandato e pensate che cosa voglia dire concludere appunto la sua missione pastorale con un riconoscimento di questo genere? Credo che per un sacerdote che per anni ha vissuto in un contesto così bello come può essere la Chiesa di Bozzolo, concludere il suo mandato, la sua missione, il suo servizio con l'incontro con il Pontefice possa essere un regalo enorme. Tra l'altro questo Pontefice che oggi sta ripercorrendo le tappe importanti di Don Primo Mazzolari. Assolutamente. E qui abbiamo un po' il primo fuori programma, perché un po' ce lo si aspettava, ma non si sapeva cosa sarebbe accaduto. Era stato detto i tempi sono strettissimi, ricordiamo il Papa ripartirà da Bozzolo per Barbiana alle 10:30, senz'altro non ci sarà il tempo per salutare, dovrà andare subito a recarsi in chiesa e invece Papa Francesco, insomma, non ha potuto sottrarsi al saluto, all'abbraccio dei bozzolesi, in particolare qui lo vediamo attorniato dai più piccoli, quindi bellissime immagini, un'accoglienza ovviamente, che non un'accoglienza calorosissima, ma non poteva essere differente. Eccolo qua, ecco che il Santo Padre continua ad intrattenersi con i bozzolesi e i selfie ovviamente non potevano mancare. Ecco, bellissima questa carezza, questo bambino. Che belle immagini, che bei momenti. Ricordiamo 26 anni che un pontefice non metteva piede sul suolo mantovano. Ricordiamo la visita bellissima, 2 giorni in quell'occasione, nel giugno del 1991, di Giovanni Paolo II, Secondo. ora San Giovanni Paolo II, in occasione dell'anniversario di San Luigi, patrono della gioventù, che peraltro appunto siamo negli stessi giorni. Sentiamo anche l'audio festoso che arriva da quel di Bozzolo. Ciao. Ecco qua, continuano. Penso che non sarà facile per il Papa rispettare i tempi, a meno che non sia veramente sintetico poi con il suo discorso in chiesa. Un'altra caratteristica estremamente importante di questo parroco della Chiesa Universale è il contatto con la gente, il contatto fisico. Durante la visita a Genova, all'incontro con i giovani, ha detto una cosa che mi ha lasciato stupito e in effetti. Poi, ripensandoci sopra, ha sollevato un problema. Dice, quando voi fate la carità ad una persona, ad un diverso, ad un lontano, ad una persona di colore, quella moneta toccate con mano l'altra persona, il contatto fisico. Spesso l'incontro con l'altro è un incontro di tipo verbale. Teniamo comunque le distanze. Ecco, anche questa è un'altra delle caratteristiche di questi due parroci, di questi due personaggi, cioè di Don Primo Mazzolari da una parte e di Papa Bergoglio. L'entrare dentro, a contatto con la gente, il sentire il calore, l'odore, il profumo, la passione della gente. Certo, lui è proprio un parroco in mezzo alla gente. Bergoglio è rimasto tale. E proprio questa capacità sua di entrare dentro e toccare le mani degli altri è un qualche cosa che veramente ti mette a contatto. Io sono alla tua pari, non c'è nessuna soglia, non c'è nessun muro. Quando lui lancia questi messaggi, costruiamo dei ponti. Anche in queste immagini c'è la costruzione di un ponte forte tra una persona che porta l'abito bianco e la gente comune. Sì,
Certo, e tra l'altro pensiamo da dove arriva l'esperienza di Papa Bergoglio in una delle città più massacrate dal punto di vista della povertà, quindi Buenos Aires, lui praticamente andava in mezzo ai più poveri, a quelli che erano le favelas della città, cioè è veramente, è sempre stato un prete, proprio un parroco tra gli ultimi, esattamente come Don Primo Mazzolari faceva 60 anni, 70, 80 anni fa. E sempre per fare i parallelismi tra questa esperienza e l'esperienza passata, le distanze sociali che ha vissuto Don Primo Mazzolari tra i padroni della terra e i braccianti, ma le distanze sociali tra il mondo dell'impresa, le multinazionali, i conquistadores di Buenos Aires e le persone invece povere, le favelas di quel tempo. Anche queste sono delle similitudini che ci devono portare e ci devono aprire gli occhi rispetto al concetto del povero. Chi è oggi il povero? Ecco, Aristide, ti fermo perché mi piace tantissimo questa frase. Ecco, sì, il Papa è ancora fuori, quindi abbiamo un attimo di tempo. Don Mazzolari diceva: io non ho mai contato i poveri, perché i poveri non si possono contare, i poveri si abbracciano, non si contano. È una delle frasi che lui amava di più, e sinceramente, ascoltando le tue parole, vedendo le immagini di Papa Francesco, sapendo quello che è il suo impegno dal 2013, da quando è salito al soglio pontificio, su questo fronte, veramente, cioè, mi viene da dire che è qualcosa addirittura di più di un'analogia. Seguendo le comunità che provengono dagli altri continenti, una delle cose più belle che ho imparato in questi anni è stata proprio la vicinanza, il contatto fisico con queste persone. Il vedere la gioia del diverso quando tu ti avvicini e lo abbracci. Lo abbracci in un saluto che non è un saluto formale della stretta di mano, ma è un avvicinarsi a lui. Certo, è questa la Chiesa che oggi bisogna cominciare a fare. E mi fa riflettere... Ecco, tra l'altro adesso vediamo Papa Francesco che è entrato in Chiesa, ma anche qui il clima è veramente molto informale, mi verrebbe da dire. Abbracci, fotografie, selfie, e insomma non poteva essere altrimenti. Anche queste immagini che rimarranno nella storia di Bozzolo e non solo nella storia di tutta la nostra provincia. D'altronde una caratteristica che sottolinea proprio il contatto di Papa Francesco è quella che il messaggio evangelico passa attraverso una relazione, un incontro. Non è un libro da studiare, non è un'esperienza spirituale solo, ma è proprio l'abbracciare, abbracciare a partire dagli ultimi, i più poveri, mettersi in relazione e attraverso quella relazione lì costruire qualcosa che cambia anche la tua vita. Certo. Cioè la conversione passa attraverso comunque un incontro con delle persone. E forse appunto l'invito di Papa Francesco per una chiesa in uscita è proprio quello di andare, certo, con la chiarezza del messaggio da portare, ma di uscire, di anche rischiare e andare incontro alle persone. Rischiare. Ecco. Ecco, questo tra l'altro è stato proprio un verbo che ha accomunato sia l'attività di Don Primo Mazzolari che quella di Don Lorenzo Milani, appunto, come giustamente dicevi, una generazione dopo. Del resto mi pare che avessero 33 anni di differenza, 1890 sì. Don Primo e 1923 l'anno di nascita di Don Milani, ma comunque veramente tutta la loro vita è stata caratterizzata da questo rischio comunque che hanno provato pur di portare avanti quella che era la loro idea di chiesa, certo. Una chiesa in uscita, una chiesa aperta, una chiesa che doveva essere vicino a coloro che erano più in difficoltà. Una chiesa che però è sempre stata fortemente agganciata a Cristo. Assolutamente. Ripercorrendo un po' queste tappe, preparandoci anche
preparandomi per questo incontro, seppur televisivo, con il Pontefice, come Papa Francesco, tutti i suoi messaggi partono dalla parola, anche i testi di Don Primo Mazzolari partono sempre dalla parola. L'aggancio alla parola è sempre stato l'elemento centrale e probabilmente questo è stato anche l'elemento che ha permesso a questi due parroci, Don Mazzolari e Don Milani, di rimanere fortemente all'interno della Chiesa, di non fuggire, di non uscire dalla Chiesa. No, no, tra l'altro, ecco, giustamente, come ricordavi, quello di Don Primo e poi anche Don Milani comunque è sempre stata una Chiesa fedele anche allo stesso Santo Padre, quindi c'è sì. stata questa fedeltà assoluta. Ecco, vediamo il Papa già in preghiera, quindi seguiamo insieme questi momenti. La preghiera. Ecco. Che abbiamo visto anche. Ecco, il Papa è proprio sulla tomba di Don Primo Mazzolari, appunto all'interno della chiesa parrocchiale di Bozzolo. Ecco l'omaggio del Santo Padre al grande, grandissimo arciprete di Bozzolo. Rimaniamo in silenzio anche noi. Mi sembra doveroso nell'accompagnare questo momento veramente di grande emozione. L'omaggio del Papa a Don Primo. Vediamo sul viso di Papa Bergoglio proprio questa intensità. Questo calarsi
nella sua preghiera, in questo incredibile omaggio. Che ha rivolto all'indimenticato parroco di Bozzolo, che giustamente quello che oggi è il presidente della Fondazione Don Mazzolari, Don Bruno Bignami, che è anche il postulatore della causa di beatificazione di Don Primo, in un libro ha chiamato il parroco d'Italia. Questa preghiera è veramente il più grande stretto abbraccio di tutta la Chiesa universale incarnata dal Santo Padre a quella che è stata l'attività, l'impegno profuso per tanti anni da Don Primo Mazzolari. Ecco la famosa rosa, che appunto dono del Pontefice. Penso anche che serva anche a noi capire questa dimensione della preghiera del silenzio, che facciamo molta fatica noi nelle nostre giornate convulse a vivere, no? È anche un po' un messaggio senza nessuna parola, ma che dice molto anche a noi, no? Vedere il Papa che pur con tempi così ristretti dedica e si ferma in silenzio, in preghiera. Un silenzio che parla davvero di tante tante parole. E che è qualcosa a cui bisogna educarsi, non è immediato, può all'inizio sembrare una cosa vuota. Forse anche senza dire nulla Papa Francesco ci sta lanciando comunque un messaggio forte, no? Che dobbiamo ripartire anche cercando col silenzio di andare in profondità di noi stessi e capire meglio quello che succede, quello che vorremmo davvero che fosse la nostra speranza, il nostro futuro, ha bisogno di questi momenti di silenzio. Certo, forse oggi una società e a volte anche la stessa Chiesa un po' troppo urlata rispetto a quella che invece dovrebbe essere la sua dimensione più vera. Ecco, mi riallaccio proprio alle tue parole. Ecco, che messaggio può dare alla Chiesa di oggi, più che altro quale speranza può dare alla Chiesa di oggi l'attività, quello che è stato l'impegno di Don Primo? Ma certamente sottolinea molto quello che dicevo, saper cogliere i segni dei tempi, altrimenti, come diceva anche in modo molto severo il Cardinal Martini, la Chiesa è indietro di 200 anni. Ah, no? Sì. Pare tra l'altro che quello che è stato scritto fosse già una riduzione di questa distanza del tempo. Quindi cosa dice? Bisogna essere attenti ai segni dei tempi. Pensiamo a Don Mazzolari su temi sicuramente che allora non chiesa, erano di attualità, la chiesa. Pace... Ecco, forse ecco, sentiamo le parole del Vescovo, il signor Antonio Napoleoni. Vediamo inquadrato nella chiesa di Don Primo Mazzolari, che è la sua chiesa. Il mio saluto, colmo di affetto e di gratitudine, scompare perché qui parla Don Primo. Anzi, egli gridava come una madre tutta presa dai suoi figli, grida d'amore e di Vangelo, a costo di non essere capito e di raccogliere a volte indifferenza stizzita, critica ideologica e gelosia clericale in chi sembra vicino e invece ascolto, ammirazione e fiducia da chi non ci si aspetta. Oggi sentiamo qui intorno a lei lo stesso profumo di Vangelo e di vera umanità che continua a consolare i semplici e infastidire quelli che si credono potenti.
Sì, perché credo che la profezia di Bozzolo è quella di Nazaret, che il Concilio e i suoi papi stanno facendo diventare anche la profezia di Roma. Affascinante e scomoda, disarmante e limpida, come lei ci mostra con la vita e ogni giorno anche con la parola. Oggi, carissimo Papa Francesco, lei riconsegna due grandi preti del Novecento alle loro chiese, popolo e presbiterio anche qui riuniti. Ci aiuti a non avere paura di ascoltarli e di seguirli. Loro che avevano capito per tempo le sfide e le strade che ora abbiamo davanti. La Chiesa cremonese, che lei mi ha inviato a servire e amare nel nome di Gesù, ci sta provando, umilmente, con la sua splendida tradizione di carità pastorale di cui anche Don Primo si è nutrito. E la Chiesa cremonese ci proverà ancora, innanzitutto con il Sinodo dei Giovani che abbiamo iniziato e con il coraggio di fare unità fra le tante comunità del territorio in vista del futuro che Dio ci dona. Con questo spirito apriremo ufficialmente il prossimo 18 settembre il processo diocesano per la beatificazione del servo di Dio, Don Primo Mazzolari. Questo giorno cade a 25 anni esatti dalla visita di Giovanni Paolo II a Cremona. Non l'abbiamo fatto apposta, ha scelto lei, ed è un nuovo inizio per noi, non tanto per la sua risonanza pubblica, ma perché ci coinvolge direttamente in quel silenzio, nell'intimità impegnativa di quel dialogo ecclesiale in cui ora la voce del pastore scalderà i cuori di preti e credenti, di vicini e lontani. Come Don Primo, anche noi vogliamo bene al Papa e cercheremo di seguirlo. Quando poi lei lascerà Bozzolo e la Bassa Padana, ci consola sapere che potremo tornare qui ad ascoltare ancora l'eloquente silenzio che dalla tomba di un grande prete ci spinge verso Gesù e il suo Vangelo. Grazie, Santità. Ascoltiamo ora insieme le parole di Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mi hanno consigliato di accorciare un po' questo discorso, perché è un po' lunghetto, no? Ma ho cercato di farlo, ma non sono riuscito. Tante cose venivano, di qua. Ma voi avete pazienza. No, perché non vorrei lasciare da dire tutto quello che vorrei dire su Don Primo Mazzolari. Sono pellegrino qui a Bozzolo e poi a Barbiana, sulle orme di due parroci che hanno lasciato una traccia luminosa, per quanto scomoda, nel loro servizio al Signore e al popolo di Dio. Ho detto più volte che i parroci sono la forza della Chiesa in Italia, e lo ripeto.
quando sono i volti di un clero non clericale, come quest'uomo, essi danno vita a un vero e proprio magistero dei parroci, che fa tanto bene a tutti. Don Primo Mazzolari è stato definito il parroco d'Italia e San Giovanni XXIII lo ha salutato come la tromba dello Spirito Santo nella Bassa Padana. Credo che la personalità sacerdotale di Don Primo sia non una singolare eccezione, ma uno splendido frutto delle vostre comunità, sebbene non sia stato sempre compreso e apprezzato. Come disse il Beato Paolo VI, camminava avanti con un passo troppo lungo e spesso noi non gli si poteva tenere dietro. E così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi. È il destino dei profeti. Così Paolo VI. La sua formazione è figlia della ricca tradizione cristiana di questa terra padana, lombarda, cremonese. Negli anni della giovinezza fu colpito dalla figura del grande vescovo Geremia Bonomelli, protagonista del cattolicesimo sociale, pioniere della pastorale degli emigranti. Non spetta a me raccontarvi o analizzare l'opera di Don Primo. Ringrazio chi negli anni si è dedicato a questo. Preferisco meditare con voi, soprattutto con i miei fratelli sacerdoti, che stanno qui, anche quelli di tutta l'Italia. Per questo è il parroco dell'Italia. Meditare l'attualità del suo messaggio, che pongo simbolicamente sullo sfondo di tre scenari che ogni giorno riempivano i suoi occhi e il suo cuore. Il fiume, la cascina e la pianura. Il fiume è una splendida immagine che appartiene alla mia esperienza e anche alla vostra. Don Primo ha svolto il suo ministero lungo i fiumi, simboli del primato, della potenza, della grazia di Dio che scorre incessantemente verso il mondo. La sua parola predicata o scritta attingeva chiarezza di pensiero e forza persuasiva alla fonte della parola del Dio vivo, nel Vangelo meditato e pregato, ritrovato nel crocifisso e negli uomini, celebrato in gesti sacramentali, mai ridotti a puro rito. Don Mazzolari, parroco a Cicognara e a Bozzolo, non si è tenuto al riparo dal fiume della vita, della sofferenza della sua gente, che lo ha plasmato come pastore schietto e esigente, anzitutto con se stesso. Lungo il fiume imparava a ricevere ogni giorno il dono della verità e dell'amore per farsene portatore forte e generoso. Predicando ai seminaristi di Cremona, ricordava: l'essere un ripetitore è la nostra forza, però tra un ripetitore morto, un altoparlante e un ripetitore vivo c'è una bella differenza. Il sacerdote è un ripetitore, però questo suo ripetere non deve essere senza anima, passivo, senza cordialità. Accanto alla verità che ripeto ci deve essere, ci devo mettere qualcosa di mio per far vedere che credo a ciò che dico. Deve essere fatto in modo che il fratello senta un invito a ricevere la verità. Così diceva lui. La sua profezia si realizzava nell'amare il proprio tempo, nel legarsi alla vita delle persone che incontrava, nel cogliere ogni possibilità di annunciare la misericordia di Dio. Don Mazzolari
non è stato uno che ha rimpianto la Chiesa del passato, ma ha cercato di cambiare la Chiesa e il mondo attraverso l'amore appassionato e la dedizione incondizionata. Nel suo scritto La parrocchia, egli propone un esame di coscienza sui metodi dell'apostolato, convinto che le mancanze della parrocchia del suo tempo fossero dovute a un difetto di incarnazione. Ci sono tre strade che non conducono nella direzione evangelica. La strada del lasciar fare è quella di chi sta alla finestra a guardare senza sporcarsi le mani, quel balconare la vita. Ci si accontenta di criticare, di descrivere con compiacimento amaro e altezzoso gli errori del mondo intorno. Questo atteggiamento mette la coscienza a posto, ma non ha nulla di cristiano, perché porta a tirarsi fuori con spirito di giudizio, talvolta aspro. Manca una capacità propositiva, un approccio costruttivo alla soluzione dei problemi. Secondo metodo sbagliato è quello dell'attivismo separatista. Ci si impegna a creare istituzioni cattoliche, banche, cooperative, circoli, sindacati, scuole. Così la fede si fa più operosa, ma, avvertiva Mazzolari, può generare una comunità cristiana elitaria. Si favoriscono interessi e clientele con un'etichetta cattolica e, senza volerlo, si costruiscono barriere che rischiano di diventare insormontabile all'emergere della domanda di fede. Si tende ad affermare ciò che divide rispetto a quello che unisce. È un metodo che non facilita l'evangelizzazione, chiude le porte e genera diffidenza. Il terzo errore è il soprannaturalismo disumanizzante. Ci si rifugia nel religioso per agitare le difficoltà e le delusioni, per aggirare le difficoltà e le delusioni che si incontrano. Ci si strania dal mondo, vero campo dell'apostolato, per preferire devozioni e la tentazione dello spiritualismo. Ne deriva un apostolato fiacco, senza amore. I lontani non si possono interessare con una preghiera che non diviene carità, con una processione che non aiuta a portare le croci dell'ora. Il dramma si consuma in questa distanza tra la fede e la vita, tra la contemplazione e l'azione. Secondo, la cascina. Al tempo di Don Primo era una famiglia di famiglie che vivevano insieme in queste fertili campagne, anche soffrendo miserie e ingiustizie, in attesa di un cambiamento che è poi sfociato nell'esodo per la città. La cascina, la cassa, ci dicono l'idea di chiesa che guidava Don Mazzolari. Anche lui pensava a una chiesa in uscita, quando meditava per i sacerdoti con queste parole. Per camminare bisogna uscire di casa e di chiesa, se il popolo di Dio non ci viene più. E occuparsi e preoccuparsi anche di quei bisogni che, pur non essendo spirituali, sono bisogni umani e, come possono perdere l'uomo, lo possono anche salvare. Il cristiano si è staccato dall'uomo e il nostro parlare non può essere capito se prima non lo introduciamo per questa via,
che pare la più lontana ed è la più sicura. Per fare molto bisogna amare molto. Così diceva il vostro parroco. La parrocchia è il luogo dove ogni uomo si sente atteso, un focolare che non conosce assenze. Don Mazzolari è stato un parroco convinto che i destini del mondo si maturano in periferia e ha fatto della propria umanità uno strumento della misericordia di Dio alla maniera del padre della parabola evangelica, così ben descritta nel libro La più bella avventura. Egli è stato giustamente definito il parroco dei lontani, perché lì ha sempre amati e cercati, si è preoccupato non di definire a tavolino un metodo di apostolato valido per tutti e per sempre, ma di proporre il discernimento come via per interpretare l'animo di ogni uomo. Questo sguardo misericordioso ed evangelico sull'umanità lo ha portato a dare valore anche alla necessaria gradualità. Il prete non è uno che esige la perfezione, ma che aiuta ciascuno a dare il meglio. Diceva, accontentiamoci di ciò che possono dare le nostre popolazioni. Abbiamo del buon senso. Non dobbiamo massacrare le spalle della povera gente. Io vorrei ripetere questo e ripeterlo a tutti i preti dell'Italia e anche del mondo. Abbiamo del buon senso. Non dobbiamo massacrare le spalle della povera gente. E se per queste aperture veniva richiamato all'obbedienza, la viveva in piede l'obbedienza, da adulto, da uomo, e contemporaneamente in ginocchio, baciando la mano del suo vescovo che non smetteva di amare. Il terzo scenario, prima era il fiume, secondo la cascina, il terzo scenario è quello della vostra grande pianura. Chi ha colto il discorso della montagna non teme di incontrarsi come viandante e testimone nella pianura che si apre senza rassicuranti confini. Gesù prepara questo ai suoi discepoli, conducendoli tra la folla, in mezzo ai poveri, rivelando che la vetta si raggiunge nella pianura dove si incarna la misericordia di Dio. Alla carità pastorale di Don Primo si aprivano diversi orizzonti nelle complesse situazioni che ha dovuto affrontare: le guerre, i totalitarismi, gli scontri fratricidi, la fatica della democrazia in gestazione, la miseria della sua gente. Vi incoraggio, fratelli sacerdoti, ad ascoltare il mondo, chi vive e opera in esso, per farvi carico di ogni domanda di senso e di speranza, senza temere di attraversare deserti e zone d'ombra. Così possiamo diventare Chiesa povera per e con i poveri. La Chiesa di Gesù, quella dei poveri, è definita da Don Primo un'esistenza scomodante, e la Chiesa ha bisogno
di convertirsi al riconoscimento della loro vita per amarli così come sono. I poveri, diceva, i poveri vanno amati come poveri, cioè come sono, senza far calcoli sulla loro povertà, senza pretesa o diritto di ipoteca, neanche quella di farli cittadini del Regno dei Cieli, molto meno dei proseliti. Lui non faceva proselitismo, eh? Lui non faceva proselitismo, perché questo non è cristiano. Papa Benedetto XVI ci ha detto che la Chiesa, il cristianesimo, non cresce per proselitismo, ma per attrazione, cioè per testimonianza. È quello che Don Primo Mazzolari ha fatto, testimonianza. Il servo di Dio ha vissuto da prete povero, non da povero prete, c'è una differenza, eh? Nel suo testamento spirituale scriveva: intorno al mio altare, come intorno alla mia casa e al mio lavoro, non ci fu mai suon di denaro. Il poco che è passato nelle mie mani è andato dove doveva andare. Se potessi avere un rammarico su questo punto, riguarderebbe i miei poveri e le opere della parrocchia che avrei potuto aiutare largamente. Aveva meditato a fondo sulla diversità di stile tra Dio e l'uomo. Lo stile dell'uomo con molto fa poco. Lo stile di Dio con niente fa tutto. Per questo la credibilità dell'annuncio passa attraverso la semplicità e la povertà della Chiesa. Se vogliamo riportare la povera gente nella loro casa, bisogna che il povero vi trovi l'aria di povero, cioè di Gesù Cristo. Nel suo scritto La Via Crucis del Povero, Don Primo ricorda che la carità è questione di spiritualità e di sguardo. Così dice: chi ha poca carità vede pochi poveri, ma chi ha molta carità vede molti poveri. Chi non ha nessuna carità non vede nessuno. E aggiunge: chi conosce il povero conosce il fratello, chi vede il fratello vede Cristo. Chi vede Cristo vede la vita e la sua vera poesia, perché la carità è la poesia del cielo portata sulla terra. Cari amici, vi ringrazio di avermi accolto oggi nella parrocchia di Don Primo. A voi e ai vescovi dico: siate orgogliosi di aver generato preti così e non stancatevi di diventare anche voi preti e cristiani così. Anche ciò chiede di lottare con se stesse, chiamando per nome le tentazioni che ci insidiano, lasciandoci guarire dalla tenerezza di Dio. Se doveste riconoscere di non aver raccolto la lezione di Don Mazzolari, vi invito oggi a farne tesoro. Il Signore, che ha sempre suscitato nella Santa Madre Chiesa pastori e profeti secondo il suo cuore, ci aiuti oggi a non ignorarli ancora, perché essi hanno visto lontano
e seguirli ci avrebbe risparmiato sofferenze e umiliazioni. Tante volte ho detto che il pastore deve essere capace di mettersi davanti al popolo per indicare la strada, in mezzo come segno di vicinanza, o dietro per incoraggiare chi è rimasto dietro. E Don Primo scriveva: dove vedo che il popolo slitta verso discese pericolose, mi metto dietro. Dove occorre salire, mi attacco davanti. Molti non capiscono che è la stessa carità che mi muove nell'uno e nell'altro caso, e che nessuno la può far meglio di un prete. Con questo spirito di comunione fraterna, con voi e con tutti i preti della Chiesa in Italia, con quei bravi parroci, vorrei concludere con una preghiera di Don Primo, parroco innamorato di Gesù e del suo desiderio che tutti gli uomini abbiano la salvezza. Così pregava Don Primo. Sei venuto per tutti, per coloro che credono e per coloro che dicono di non credere. Gli uni e gli altri, a volte questi più di quelli, lavorano, soffrono, sperano perché il mondo vada un po' meglio. O Cristo, sei nato fuori dalla casa e sei morto fuori della città per essere in modo ancora più visibile il crocevia e il punto di incontro. Nessuno è fuori della salvezza, Signore, perché nessuno è fuori del tuo amore che non si sgomenta né si raccorcia per le nostre opposizioni o i nostri refuti. Amen. Adesso vi darò la benedizione. Preghiamo la Madonna prima, che è nostra madre, senza madre non possiamo andare avanti. Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Rimaniamo dentro alla chiesa di San Pietro in Bozzolo. Abbiamo sentito un messaggio commemorativo innanzitutto di Papa Francesco relativamente a Don Primo Mazzolari. Adesso vediamo ancora il Papa vicino al Vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napoleoni, un messaggio, direi, Aristide Marco, con cui il Santo Padre ha veramente rimarcato la grandezza di questo parroco. Io mi sono segnata alcuni passaggi. Innanzitutto, quante volte è tornato, partendo dalla grandezza di Don Primo, sulla grandezza dei parroci, che ha detto sono la forza della Chiesa, in particolare ha detto della Chiesa in Italia, questo passaggio
lo sono voluta segnare, quante volte è tornato spronando i parroci di oggi, i religiosi, ad essere come Don Primo, poi ha ribadito l'attualità del suo messaggio, poi questi tre simboli bellissimi, il fiume, la cascina, la pianura, cosa hanno rappresentato per Don Primo e cosa possono rappresentare per tutta la comunità dei fedeli oggi. Come dicevamo prima, è tornato sulla Chiesa della Misericordia di Don Primo, tra l'altro chiudendo con questa preghiera, è tornato di fatto a quelli che sono stati i simboli, i concetti dello stesso Giubileo della Misericordia. Anche qui abbiamo potuto capire quanto davvero Don Primo Mazzolari sia stato un precursore. Ecco, continuiamo a vedere intanto il Papa all'interno della Chiesa, vicino a Don Gianni Macalli. Vediamo un attimo adesso che cosa accadrà. Comunque andrei avanti proprio intanto con le nostre riflessioni e ha ribadito appunto come sia stato capace di vivere il suo tempo, Don Primo, e è tornato sui concetti che un pochettino avevamo proprio anticipato, prevedendo che sarebbe stato un messaggio innanzitutto ai sacerdoti, e quindi ha ribadito l'importanza di una Chiesa in uscita. Una Chiesa l'ha paragonata appunto ad una casa, la casa della comunità, e quindi bisogna imparare a camminare fuori, ad andare fuori appunto in mezzo alla gente. E mi è piaciuto tantissimo questo appello ai parroci, richiamando appunto Don Primo: abbiano del buon senso e non dobbiamo massacrare le spalle della povera gente. E quindi poi da qui una chiesa per i poveri, con i poveri. Quante volte nel suo messaggio è tornata la parola appunto poveri. E alla fine direi che se c'era qualche dubbio, se qualcuno poteva avere qualche dubbio su Don Mazzolari, cosa che non poteva più essere, comunque l'appello di Papa Francesco: non stancatevi mai di essere come un prete, così, di essere un prete come è stato Don Mazzolari. Credo che insomma ci sia dentro tutto in questo suo messaggio, su quello che oggi proprio ci ha voluto passare. Avendo intrapreso la strada del diaconato, l'intervento di Papa Francesco e i pensieri di Don Mazzolari certamente mi colpiscono anche in prima persona. Come servire la Chiesa mantovana, come servire il prossimo. Ed è molto bello ricordare la preghiera che ha recitato il Pontefice alla fine: «O Cristo, sei nato fuori dalla casa e sei morto fuori dalla città». Qui si racchiude tutto il senso e il significato della Chiesa in uscita, della Chiesa che va incontro all'altro. All'inizio poi ha fatto un altro passaggio che a me piace molto ricordarlo ogni tanto, quando anche incontro i miei confratelli e parlo con i miei parrocchiani, le persone: dare il tempo necessario all'incontro con le persone, ma soprattutto il tempo necessario all'incontro con la parola di Cristo. Il tempo dedicato da Papa Francesco a pregare davanti alla tomba. Sì, dicevamo prima. Al di là del silenzio, non ha fatto una visita di una persona che è andato a fare un po' di turismo, ma c'è una dimensione spirituale che va oltre la persona, che va oltre le parole. E l'altra cosa che in questi giorni stiamo riflettendo qui anche come Chiesa Mantovana: il tempo che ha dedicato Gesù per formare i suoi discepoli, gli apostoli. Ci sono tre passaggi: si è fermato per formare i 12, poi si è fermato per formare i 72 e poi ha incontrato la folla. Una Chiesa che sa dedicare un tempo necessario perché
la gente diventi testimone. E soprattutto, ascoltando anche questa mattina, l'attrazione, essere attrattivi. Certe volte mi sfugge questo slogan. Quando usciamo di chiesa dobbiamo far sì che la gente si interroghi perché quella persona lì fa quella roba lì. È vero, bello, certo. E invece molte volte noi cerchiamo di fare le prediche, no? Invece è la testimonianza diretta. Bello, bello. Credo che questa mattina il passaggio che dobbiamo cogliere è un po', si riassume un po' in questi passaggi, in queste questioni. Ecco, tra l'altro abbiamo visto già alcune immagini esterne, la gente a Bozzolo, questa folla incredibile che aspetta di poter salutare di nuovo Papa Francesco. Mi pare di aver intravisto anche Giulio Cisamolo pronto per il collegamento, quindi quando la regia avrà pronto, qui vedo, eccolo qui, e vedo che dovrebbe essere pronto in Piazza Europa Giulio Cisamolo. A questo punto, se la regia mi conferma, sì, lo vedo, quindi Giulio, mi senti? Buongiorno direttore, buongiorno agli ospiti in studio e ai nostri telespettatori. Ci siamo spostati da Piazza Europa, siamo riusciti ad arrivare sino all'esterno della chiesa. Abbiamo passato tutto il compartimento che è stato creato all'interno di Bozzolo e siamo riusciti ad arrivare sul Sagrato, dove stiamo attendendo insieme a voi, insieme ai nostri telespettatori, l'uscita del Santo Padre. Ve lo possiamo mostrare, la piazza è letteralmente invasa di fedeli che sono in attesa. È una quello che si è aperto per il Santo Padre, un punto di osservazione privilegiato il nostro per poter parlare di un dettaglio non da poco, la sicurezza. Abbiamo detto Bozzolo oggi è letteralmente compartimentata, abbiamo visto in campo il vero antiterrorismo, abbiamo visto blocchi stradali con cemento, con trattori agricoli che facevano da barriera semovente, abbiamo visto metal detector e agenti ovunque, in divisa, carabinieri, polizia, guardia di finanza e soprattutto in borghese, anonimi confusi nel pubblico per garantire la sicurezza dell'evento. Certo, questo era un po' previsto ovviamente, visto il livello, che cosa significava la visita di Papa Francesco, quindi immagino anche che cosa abbiate dovuto fare per spostarvi da Piazza Europa al Sagrato della Chiesa. Credo che non sia stata un'impresa facile. Ecco, Giulio, lì davanti alla Chiesa mi pare ci fosse uno dei maxi schermi, o probabilmente, ecco, come quindi ovviamente i fedeli, la comunità, questa folla incredibile ha potuto seguire il messaggio del Papa anche all'esterno. Che reazioni hai visto? Qual è stato, diciamo, il primo sentore? Ecco, come ha reagito la gente? Abbiamo avuto modo di vedere in Piazza Europa, abbiamo assistito all'atterraggio dell'elicottero del Vaticano e ci siamo potuti spostare e vedere qui. Vediamo un caloroso, un grandissimo abbraccio. C'è tanta tenerezza, l'abbiamo vista quando il Santo Padre è passato in auto e i fedeli ovviamente dietro le transenne nel loro picco hanno cercato di attirare l'attenzione di Papa Francesco, quasi ovviamente a sperare in una sosta. Purtroppo non c'è stata e continuiamo ad assistere tuttora. Abbiamo parlato della sicurezza, parliamo anche dei presidi assistenziali, perché le temperature ovviamente anche a Bozzolo si stanno scaldando, nonostante questo i fedeli sono indomiti, indefessi, restano al sole, ovviamente corroborati dall'acqua che viene distribuita a fiumi letteralmente, ma non rinunciano a testimoniare la loro vicinanza, non rinunciano a cercare un sorriso, una carezza dal Santo Padre. Bene, allora attendiamo insieme l'uscita dalla chiesa di Papa Francesco, ci collegheremo allora tra pochissimo sia con te che con Matteo, ovviamente se dovesse accadere qualcosa di eclatante chiedici subito la linea, Giulio, per il momento grazie, rientriamo in studio. Marco, quali sono stati i passaggi che ti hanno colpito in particolare del messaggio? Ma io ho pensato che il messaggio effettivamente
riprendendo l'esperienza di Don Primo, faceva perno sulla figura del parroco, però oggi, anche perché i sacerdoti sono sempre meno, la parrocchia resta lo stesso il luogo sul territorio, no? Quel luogo che deve essere accogliente, deve essere attento, non deve escludere, e quindi, come dire, cercare anche di leggere il messaggio del Papa rivolto ai laici che spesso hanno le responsabilità nella parrocchia. Quindi anche quei rischi che nel discorso... E quindi verrebbe da dire quanto è stato precursore il nostro sinodo, perché di fatto questi erano gli elementi, no? Certo. Un po' anticipato quanto abbiamo sentito, certo, anche oggi. Però voglio dire, le sollecitazioni del Papa sono ancora più vere, pensando che questa corresponsabilità dei laici va esercitata con tutta una serie di attenzioni, e ha citato dei rischi, quello dell'attivismo, sì, piuttosto che quello dello spiritualismo. Ecco, quindi un messaggio che è poi da tradurre come un impegno concreto anche per tutti noi laici nella Chiesa. Non è stato solo una consegna che prenderanno i parroci, ma va letta alla luce proprio dell'impegno dei laici. Mi è piaciuto anche alcuni richiami che ha fatto, soprattutto è bello quello del figliol prodigo, no? Perché ricordo che Don Primo ha scritto un testo che dovrebbe essere... La più bella avventura, che è stato tradotto anche di recente in uno spettacolo teatrale che sembrerebbe scritto da un autore di oggi. Bellissimo, no? Questo spettacolo, davvero. E quindi anche questo, cioè, capita, il figliol prodigo non è solo un episodio del passato, quanti di noi possono aver avuto momenti della vita, situazioni in cui si sono sentiti più figliol prodigo, no? E mi è piaciuto che appunto l'abbia ricordato, sia stato ricordato appunto anche nel messaggio del Papa, come un'attenzione proprio a quelli più lontani, a essere sempre pronti ad abbracciarli, come è stato l'atteggiamento del Padre misericordioso. Certo, ecco, ancora vediamo a Bozzolo la gente sempre in attesa dell'uscita di Papa Francesco, ormai... la visita, almeno per quelli che sono i tempi ufficiali, dovrebbe volgere al termine, ma abbiamo visto, insomma, che Papa Francesco non ha saputo intrattenersi, non ha potuto non intrattenersi con la comunità dei bozzolesi. Tanti saluti, tanti abbracci, e insomma, del resto Papa Francesco ci ha abituato a questo clima e quindi probabilmente ripartirà per Barbiana con qualche minuto di ritardo sul programma. Una mattinata intensissima, appunto, è partito alle 7 dal Vaticano e quindi l'atterraggio a Bozzolo alle 9, la ripartenza per Barbiana che era fissata per le 10.30 e poi pensate a pranzo, all'ora di pranzo sarà di nuovo in Vaticano. Ecco, quindi veramente una mattinata. Questa è la visita più veloce, più breve di Papa Francesco dal 2013, ma mi verrebbe dire che la durata in questo caso conta davvero poco, perché è una visita che lascerà veramente il segno. Anche questa caratteristica della intensità della vita quotidiana di Papa Francesco ce la dice del modello di parroco che lui intende portare verso l'opinione pubblica e verso la comunità dei parroci e delle nostre parrocchie. Una persona che non sa risparmiarsi pur di poter andare incontro alla gente. E volevo tornare sulla questione dell'incontro con gli ultimi, con i lontani. Uno dei temi caldi che ha vissuto Don Mazzolari era proprio il rapporto con i lontani,
il rapporto con i comunisti in modo particolare. Certo. Credo che non dobbiamo avere paura e vergogna di affrontare un tema così scottante. Mi sono andato a guardare la liturgia di oggi, cosa dice il Vangelo di oggi. Il Vangelo di oggi, dal Vangelo di Matteo, dice: infatti se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se da il saluto soltanto i vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Ed è l'invito di Gesù in questo messaggio ad incontrare e ad andare incontro agli altri. Certo, ecco, tra l'altro mi piace sottolineare questo aspetto, appunto quelli di Don Mazzolari, soprattutto gli anni 50, erano anni ovviamente di grandi divisioni, pensiamo a quella che era la politica in Italia, con la Democrazia Cristiana da una parte, col Partito Comunista dall'altra. È Don Mazzolari che tra l'altro è stato anche famoso per i suoi comizi, proprio quindi per il suo impegno politico, è sempre riuscito a disgiungere, diciamo, il momento vero e proprio della politica da quello dell'uomo che si avvicinava alla politica, e quindi ha sempre mostrato la sua vicinanza anche appunto a quelli che allora erano i comunisti, alla gente che aveva aderito a questo partito, a quello che era il suo credo, e dall'altra parte però una condanna decisa come invece uomo politico verso quelli, certo, che vedeva che erano i pericoli che venivano avanti appunto dal comunismo. Ma io vedo proprio in questo passaggio anche un parallelismo enorme con Papa Francesco. Pensiamo al suo incontro con le altre chiese. Certo. Pensiamo al suo incontro con il mondo musulmano. Pensiamo alla sua denuncia forte che ha fatto rispetto all'uso della parola di Dio per giustificare gli attentati, al richiamo che sta facendo in modo forte perché la gente prenda le distanze dalle situazioni di violenza, per cui da una parte colloca il rapporto con l'uomo, con le religioni, con il proprio credo, e dall'altra parte gli elementi che possono caratterizzare gli strumenti che vengono usati da questo, da quella realtà. Questa mattina è stato richiamato il problema della sicurezza a Bozzolo, ma pensiamo che lui è andato in Egitto. Ah, sì. Alla vigilia del viaggio in Egitto, personalmente, veramente, io ho pregato perché non accadesse niente. Beh, in tanti penso che abbiano temuto in quel momento. E allora, veramente, Don Mazzolari da una parte e Papa Francesco dall'altra sono due richiami forti al che la Chiesa, e quando dico la Chiesa parlo in modo particolare quella dimensione visibile della Chiesa, quelle persone che sono i consacrati, che è il clero, che sono i laici impegnati, ad aprire, ad incontrarsi, proprio perché salutare un amico è facile, ma portare il saluto ad una persona che non la pensa come te è un po' più difficile. Certo, e anche qui proprio la necessità di vivere il proprio tempo, di non nascondersi, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Comunque una chiesa anche in questo caso in uscita. E anche in questo caso un parallelismo si può fare con Don Milani, perché sicuramente anche lui ha avuto questa attenzione a un dialogo anche con chi la pensava diversamente. Assolutamente. In particolare il periodo passato a San Donato, prima di Barbiana, è riuscito a raccogliere in parrocchia, non per fare proselitismo, come diceva giustamente Papa Francesco, ma è riuscito ad avere i figli degli operai che sicuramente non venivano a messa, non erano parrocchiani, però è riuscito a creare questo dialogo, questa apertura, anche per far crescere queste persone umanamente alla fine, certo, perché ha puntato su quello. Certo, e pensiamo anche dopo a Barbiana comunque, che veramente lui ha creato una comunità che era punto di riferimento anche e soprattutto per tutti coloro che si sentivano lontani da quello che in quel momento era il messaggio, diciamo, ufficiale della Chiesa,
qualche cosa era diventata Barbiana comunque. Certo. Anche poi successivamente il messaggio di Barbiana ha trovato molta rispondenza anche in ambienti non cattolici. Assolutamente. E quindi ha creato anche un ponte, una possibilità di avvicinarsi, insomma, di dialogare. Assolutamente, e credo che davvero oggi l'omaggio a questi due preti sia un ulteriore tassello che Papa Francesco mette in una chiesa, per una chiesa appunto aperta a tutti, anche coloro che la pensano differentemente e che comunque devono far parte della comunità, di ciò che la Chiesa in qualche modo può raggiungere. Non a caso, appunto, dicevo prima, ha voluto chiudere, no? con questa preghiera di Don Mazzolari che parla della la salvezza per tutti. E le ultime parole proprio di Papa Francesco, adesso guardavo, no, non c'è ancora la sua uscita, che appunto dice: Don Primo, parroco innamorato di Gesù e del suo desiderio che tutti gli uomini abbiano la salvezza. Quindi c'è posto per tutti nella casa di Dio. Veramente bellissime queste parole. Andando verso Barbiana, viene lì fuori una cosa che noi abbiamo un po' dimenticato nel nostro tempo, il tema delle pari opportunità. Barbiana ha creato le condizioni perché delle persone che provenivano da ceti umili, attraverso la formazione e la scuola, hanno avuto la pari opportunità rispetto ad altri, ad altre persone, ad altri ragazzi, ad altri bambini che provenivano da altri ceti. Era in quel tempo, ma drammaticamente anche dentro nel nostro tempo. Certo. E drammaticamente non è soltanto un problema della nostra realtà parrocchiale, diocesana, è la realtà delle comunità che sono presenti nel mondo. Guardando certe scuole africane che ci portano le immagini dei nostri missionari, viene da dire: ma com'è possibile pensare che questi bambini, 40, 50 bambini seduti per terra di fronte ad un pezzo di muro dove si scrive qualche cosa, possono avere le pari opportunità dei nostri bambini che studiano a scuola con il tablet, con il computer e con questa realtà? È vero. Ecco, credo che veramente la Chiesa oggi abbia un'opportunità in più da poter dire che attraverso queste figure bisogna fare ancora dei passi da gigante perché l'umanità non siano degli individui ma siano delle persone. Certo. Noi ragioniamo ancora troppo con i numeri e invece dobbiamo ragionare con le persone, con ciascuna di queste persone. E il parroco è la figura che deve essere colui che guarda la persona, indipendentemente dal censo, dal ceto, senza creare delle differenze ideologiche, ma avendo la capacità, con lo sguardo, di abbracciarli tutti quanti. Ecco, in autunno si aprirà la parte, diciamo, proprio ufficiale della causa di beatificazione di Don Primo, terminata la prima fase dove sono stati raccolti e vagliati tutti i documenti e c'è stato il via libera, appunto, diciamo, per la seconda parte. Quindi una nuova luce sul suo operato, possiamo dire, con questo riconoscimento, con questo omaggio di Papa Francesco. Io credo che il riconoscimento è già partito questa mattina, con questo momento di silenzio e di attenzione sulla tomba di Don Primo Mazzolari. Dobbiamo imparare a guardare questi luoghi e queste realtà non con lo sguardo del turista, ma con lo sguardo del credente, cioè avere la capacità di portare dentro di noi quelli che sono i messaggi che queste persone ci hanno dato. Io ho avuto la fortuna di incontrare e di conoscere anche personalmente alcuni degli allievi di Barbiana, perché poi hanno avuto esperienze che sono state anche vicine al mio percorso lavorativo.
E devo dire che quando si è toccati da queste esperienze, da queste testimonianze, diventa molto difficile poi staccarsene. Ecco, tra l'altro anche il neo segretario della CEI, il cardinal Bassetti, è cresciuto proprio nell'ambiente toscano, ha conosciuto Don Milani, anche lui una figura molto pastorale, non a caso Papa Francesco l'ha individuato per questo ruolo. Ecco. Ci sono, leggendo un po' la storia di questo nuovo pastore della Chiesa italiana, ci sono degli episodi che sono effettivamente sinonimo di un prete che era in mezzo alla gente. Una di queste storie è quando c'è stata l'alluvione di Firenze. Sì. Lui ha fatto delle cose che effettivamente, certo, forse in quel momento c'era anche il problema dell'emergenza, ma sicuramente era un cuore aperto a non chiudersi, ma a salvare il prossimo. Assolutamente. Ho trovato un'intervista che ha rilasciato a un quotidiano nazionale, dove, rispondendo alle domande del giornalista, il presidente della CEI, Bassetti, no, ha detto delle cose particolarissime. Diceva: se vedo una necessità, sento il bisogno di buttarmi. Ed è una scelta evangelica. Il Signore raccomanda di saper cogliere i segni dei tempi. E dice: Dio non ci parla sempre con una rivelazione diretta, ma si manifesta attraverso il sole, la tempesta, magari anche l'alluvione, il prato fiorito, il terremoto. E dice: basta saper cogliere i segni e di conseguenza intervenire, agire. No? Anche questo dà certo. Questa dimensione, come sottolineava Aristide, di una figura di questo nuovo presidente della CEI che ha fatto esperienza di questo umanesimo sul campo veramente. Mi pare di aver intravisto nelle immagini che Papa Francesco si sta avvicinando all'uscita della chiesa, quindi immagino che l'entusiasmo sarà alle stelle ancora una volta. Mi pare di intravederlo, sì, eccolo lì, l'abito bianco, eccolo, ecco. E fanno fatica a mollarlo, eh? Non ho... Dalla tabella di marcia vedo che sono già... Sono un pochettino fuori tempo. Il tempo necessario. Recupererai in elicottero, dai. Non c'è problema. Credo che qui da qui a Barbiana sia davvero abbastanza veloce. Ecco, tra Don Mazzolari e Don Milani c'era stato uno scambio di corrispondenze. Non tantissime lettere, 7. Però lettere anche queste molto molto intense e peraltro insomma, dove si capisce che tra i due c'era proprio una sintonia di intenti, anche se come prima dicevamo erano di due generazioni differenti, avevano vissuto anche esperienze tra di loro insomma piuttosto diverse. Ecco, pensiamo solamente che Don Primo Mazzolari vive l'esperienza drammatica delle due guerre, quindi, e che cosa ha significato questa esperienza per quello che poi è stato il suo impegno, ma anche tutta proprio la sua missione da parroco. Ecco. Ma forse proprio a partire da questa esperienza c'è un legame forte sul tema della pace, certo. Il rifiuto della guerra giusta. E sono stati tutti e due figure in qualche modo che hanno anticipato, Papa Francesco poi lo ha affermato nella giornata della pace di quest'anno, il tema della non violenza. Ecco, questa accoglienza ecco. Tanto calorosa, eh? E vi chiedo una cosa, di pregare per me, perché io possa servire il Signore e la Chiesa come il Signore vuole che io lo faccia. E adesso tutti insieme, prima di dare la benedizione, preghiamo la Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio. Nuestra muerte
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Grazie tante e buona giornata. Grazie. Questo è il saluto di Papa Francesco nel suo stile solito, la preghiera, la benedizione e poi però questo saluto molto, molto informale. Ecco, ancora si intrattiene Caporello. In questo caso con Monsignore Egidio Caporello, il nostro... siete stati bravi ad individuarlo voi. No. Io l'ho individuato perché... Il nostro vescovo emerito. Perché sapevo che Caporello voleva andarci, ma non gli avevano dato il pass. Ah. Ma lui da contestardaggine ha detto, io ci vado lo stesso. Ed è riuscito ad andarci, per cui... Conoscendo la testardaggine di Caporello non faccio fatica a crederci, ovviamente con grande apprezzamento per questa sua volontà che quando si mette in testa una cosa riesce a farla, però anche questo insomma... Una bella cosa, un bel abbraccio quindi tra la Chiesa Mantovana e Papa Francesco. Ricordiamo peraltro che appunto fu proprio Monsignore Egidio Caporello che il 22 e il 23 aprile del 1991 accolse Giovanni Paolo II in quelle due giornate incredibili, indimenticabili che ha vissuto la Chiesa Mantovana, appunto questi due giorni con il Papa che era stato in visita a Mantova, a Castiglione delle Stiviere, da lì l'abbraccio con oltre 10.000 giovani, con anche dei messaggi importantissimi, fortissimi per la gioventù di allora, peraltro un incontro che era stato preparatorio rispetto alla GMG che si sarebbe tenuta dopo circa un mese in Polonia proprio, e quindi aveva avuto un significato particolare e ce lo ricordiamo tutti, tra l'altro Aristide e io siamo entrambi di Curtatone e quindi ce lo ricordiamo alle grazie di Curtatone, veramente è stato un abbraccio bellissimo della comunità di quel giorno. Ma vedo, ecco, che abbiamo ancora la possibilità di un collegamento, intanto che il Papa con il corteo si torna verso il campo sportivo, il saluto di Bozzolo, e vedo in collegamento Matteo Bursi. Siamo qua, siamo nel momento più intenso probabilmente della giornata, in piazza Don Pino Mazzolari è appena ripartito Papa Francesco, dopo aver, come avete visto nelle immagini, pregato assieme ai fedeli a chi era in piazza e poi ha dato anche la propria benedizione, quindi un momento di grande commozione, di emozione. Adesso cerchiamo magari anche di capire da qualche fedele, da qualcuno di mantovani, dei fedeli che sono qui con noi, di intercettare qualche emozione. Abbiamo giovani, eccoli qua, li avevamo visti poco fa vicino a noi. E sono tanti i giovani oggi, ci sono i GRES, ci sono le scuole chiuse, quindi ha favorito anche questo. Ti chiediamo una sensazione della giornata, del momento che hai vissuto. Bellissima, abbiamo aspettato, però alla fine siamo rimasti molto contenti, ne valsa la pena. Cosa ti rimane di Papa Francesco? Una bella sensazione. Chiediamo anche a te un ricordo, un'immagine di quello che hai appena vissuto. Una bella emozione, perché lui non è come gli altri papa, è un papa diverso rispetto agli altri papa. Comunica in maniera diretta. Sì. E poi anche con la gente, si mette fuori, si fa vedere. Ne valsa la pena. Adesso cerchiamo di intercettare qualche altro mantovano. Volete raccontarci un attimo le sensazioni, le emozioni di Papa Francesco? Chiediamo qua... Cosa le lascia l'incontro con Papa Francesco? Molto, molto interessante, mi è piaciuto molto. La preghiera all'uscita? Certo, tutto, no, tutto, l'ho visto anche quando è arrivato, poi sono venuto qua a vedere, è stato bello, interessante. Grazie. Cerchiamo, siamo appunto nel pieno della folla, quindi proviamo ad andare di passo in passo alla ricerca di sensazioni, di racconti. Proviamo a chiedere a lei cosa le ha dato Papa Francesco, siamo in diretta su Telemantova.
Beh, siamo venuti dalla California per vederlo, perché vediamo in lui il Papa che riflette l'interesse del popolo, della gente. Per questo siamo venuti. Mio figlio lo segue spesso, molto. Viene il cuore, Papa Francesco. Dabri assieme vi lascerà un ricordo indelebile. Sì, grazie. Sì. Grazie a voi, dalla California, quindi anche a Bozzolo. Meno male che dovevano essere mantovati. Cerchiamo un ultimo commento, un'ultima emozione. Siamo in diretta su Telemantova. Chiediamo semplicemente cosa le lascia questo incontro con Papa Francesco. Sinceramente, quando è arrivato, ho visto l'elicottero e mi è venuta la pelle d'oca, sono sincero. Adesso che ne parlo, anche in questo momento, è una cosa immaginabile. Entra nel profondo. Sì, entra nel profondo. Mi dispiace non aver stretto la mano, ecco questo. Ha pregato assieme al Papa però poco fa. Sì, quello sì, è un grande comunque. Sta dimostrando a tutti che è un grande. Signora, cosa le lascia Papa Francesco oggi a Bozzolo? Ci lascia una grande testimonianza di questi valori che aveva sentito per primo Don Primo Massolari, che lui ha ripetuto e che nella Chiesa devono essere rinnovati. Faccio parte di un cammino di fede e vedo che questi valori ci vengono continuamente ricordati, che è vero che l'uomo può vivere accompagnato e vivere il Vangelo, è accompagnato nel Vangelo, si può vivere col Vangelo davanti. Io sono una mamma, ho 9 figli e mi sono affidata completamente a un cammino di fede per arrivare a questi valori. E io sono contenta della mia vita, l'importante è questo, che io sono contenta della mia vita. Direi che il messaggio migliore che abbiamo per chiudere, ringrazio e do così la linea allo studio, magari dedicando tutte queste emozioni a chi avrebbe voluto essere qui e ha seguito magari la Telemantova o lo seguirà con il racconto anche nel telegiornale, un insieme di emozioni appunto dalla piazza di Bozzolo. A voi studio. Grazie Matteo, hai fatto bene a ricordare che tra l'altro si potranno rivivere in gran parte queste emozioni durante i telegiornali nel corso della giornata, grandissimo spazio ovviamente per questo evento. Io vedo nelle immagini il Papa che è già vicino all'elicottero, in questo momento sta salutando il sindaco Giuseppe Torchio, ancora vicino a lui ecco il saluto a Monsignor Antonio Napoglioni, vescovo di Cremona, e peraltro ricordiamo che anche lui, come tanti vescovi scelti da Papa Francesco, è stato prima parroco, quindi per moltissimi vescovi, questa nuovi vescovi, è una costante, quindi Papa Francesco che va ad individuare quelli che sono già stati pastori proprio e che hanno avuto quel ruolo a cui lui tiene tantissimo. Prego Aristide. No, la cordialità con la quale sta risalendo. Ah, certo. Quando è arrivato, i primi ad essere salutati sono stati i portantini della scaletta, gli ultimi salutati sono stati i portantini della scaletta. Ed è proprio questa cordialità con la gente che deve veramente interrogarci sulla strada da intraprendere nei prossimi anni, in questa Chiesa che sta camminando. Fiume, Cascina, pianura. Tra immagini del nostro territorio, ma che lui è riuscito a portarli dentro nelle immagini evangeliche. Il fiume è la potenza, la Cascina il luogo del calore, il luogo dove si nasce, dove si vive, e la pianura la dimensione del creato. Tre immagini che da una parte raccontano la storia di un prete, ma dall'altra parte veramente ci fanno vedere come la scrittura può essere incarnata dentro nelle nostre immagini. Bella anche questa immagine. Anche a me queste tre immagini così mi hanno colpito per quello che evocano. Il fiume è sicuramente il dinamismo, no? Che non è il fare per fare, chiaramente, ma il prendere energia, lo spendersi, lo scorrere. La Cascina è anche in qualche modo un radicarsi, un avere dei riferimenti, però spero una Cascina con le porte aperte.
Certo. E poi la prospettiva. Non a caso ha fatto il richiamo a quelle che erano le cascine del tempo di Don Primo, no? Certo. Era una famiglia di famiglie, una famiglia così di famiglie. Come deve essere la Chiesa. Poi. Pensiamo, solo per fare un brevissimo accenno, che Don Primo fece in modo di accogliere dei profughi che alla fine della guerra non sapevano dove andare, fu accolse degli ebrei, tanto che ebbe anche il riconoscimento. Aiutò degli ebrei a salvarsi. Ha avuto appunto il riconoscimento dallo Stato di Israele di giusto, dei giusti. E invece poi la pianura come la prospettiva verso la quale andare, la Chiesa in uscita, le folle, no? Come diceva Aristide prima, l'incontrare orizzonti più vasti. Certo, senza avere un confine ben definito a priori. Ecco, vediamo insieme questi ultimi momenti di Papa Francesco in quel di Bozzolo. L'elicottero papale è già in movimento, tra poco decollerà verso Barbiana, dove appunto ci sarà l'omaggio, dopo quello a Don Primo Mazzolari, a Don Lorenzo Milani. Ecco, questo è il momento in cui l'elicottero si stacca da terra. Termina questo incredibile evento per Bozzolo, per l'intera Mantova, per la diocesi di Cremona, ma mi viene da dire anche, non a caso c'erano lì i nostri rappresentanti, per la vicina diocesi di Mantova. Abbiamo visto il nostro vescovo emerito, Monsignore Egidio Caporello, sappiamo che a Bozzolo questa mattina era in chiesa Don Giovanni Telò, che è il delegato della diocesi di Mantova all'interno della fondazione di Don Primo Mazzolari. Siamo quasi in chiusura e mi sembra giusto affidarla a voi. Proprio cosa portiamo a casa da quanto abbiamo visto e dalle parole che abbiamo sentito? Cosa portiamo a casa, ma cosa portiamo nelle nostre case? Sicuramente portiamo a casa la forza di Papa Francesco. Portiamo a casa il ricordo di un grande parroco che è Don Milani, portiamo a casa la paura del cosa fare domani, la paura di essere in sintonia con questa realtà che ha bisogno di affrontare delle sfide nuove. Il nostro tempo è caratterizzato da queste cose nuove che spesso ci travolgono. Spesso facciamo fatica a coglierle, spesso facciamo fatica a leggerle, a trovare gli strumenti per poterle affrontare. Io penso alle esperienze in questi giorni dei nostri Crest. Sì. Penso all'esperienza dei nostri preti che incontrano questi ragazzi, non tutti cristiani, molti lontani, pur essendo battezzati, e penso alla fatica di coniugare valori con una prassi del gioco, la prassi dell'accoglienza, la prassi della vicinanza. Ecco, l'incontro di fondamentali. L'incontro di questa mattina sicuramente ci dà uno sprone in più ad essere veramente testimoni dentro in questo tempo che sta cambiando. Marco. Ma io porto a casa soprattutto quella sottolineatura che ha fatto quell'attenzione a evitare certi rischi, no? Il Papa, riprendendo lo scritto La Parrocchia, dice: attenzione a non accontentarci di criticare, a stare alla finestra, è troppo comodo, richiamare solo gli errori degli altri, vediamo anche noi cosa dobbiamo fare. L'altro, neanche però diventare attivisti separatisti, cioè noi chiusi nel nostro mondo, la fortezza in cui ci ripariamo da tutto quello che succede fuori. No, noi siamo in relazione con tutto quello che succede. E l'altro, l'ultimo punto, che sicuramente c'è una dimensione spirituale a cui attingere, ma non deve diventare questo
che viene, è stato definito da Don Mazzolari, soprannaturalismo disumanizzante, che certo, ci estranea dal mondo. Certo. Attenzione, curiamo, sicuramente è importante la dimensione spirituale, ma non portiamola verso questo rischio. E secondo me questo è un messaggio, come dicevo prima, sì, ai parroci, alle parrocchie, ma anche a ognuno di noi certo, vivere. Ecco, vedo finalmente collegata, dovremmo riuscire quindi a essere riusciti a ristabilire il collegamento, Beatrice Linardi dalla sala stampa e vicino a lei il presidente della Fondazione Don Primo Mazzolari, Don Bruno Bignami, che ovviamente salutiamo. Eccoci Monica, un saluto a tutti, un saluto allo studio. Sì, siamo qui proprio nella sala stampa allestita nell'Istituto delle Suore della Carità. Dopo la visita di Papa Francesco siamo riusciti a intercettare Don Bruno Bignami perché siamo in attesa del Vescovo di Cremona, Monsignor Napoleoni. Ma intanto un primo commento dopo questa visita così emozionante da parte di Don Bruno Bignami, che ci diceva poco fa questa è stata un vero e proprio riconoscimento del pensiero mazzolariano. Sì, siamo ancora molto emozionati, molto contenti. Mi sembra che questa visita abbia accolto intanto in maniera specifica qual è il messaggio di Don Primo Mazzolari come prete, e il discorso del Papa è un discorso complesso dove ha toccato i grandi temi del messaggio mazzolariano. E poi la cosa che mi ha fatto pensare, riflettere, quella lunga sosta in silenzio che parla forse più ancora delle parole che ha detto. Già le parole sono molto significative, però quella lunga sosta in silenzio, in preghiera davanti alla tomba, dice anche un dialogo a distanza che i due probabilmente hanno inanellato da tempo. E poi questo annuncio del 18 settembre, il via ufficiale del processo diocesano della causa di beatificazione, è una notizia attesa da tempo. Anche questa è una novità di oggi, notizia attesa, e finalmente sappiamo la data in cui la diocesi darà il via ufficiale al processo, quindi anche questo sarà motivo di gioia per ora, ma poi di lavoro successivamente. Grazie, grazie mille. E intanto è arrivato il Vescovo di Cremona, Napoleoni, lo vedete alle mie spalle, tra poco inizia la conferenza stampa e naturalmente poi tutti gli aggiornamenti nei nostri telegiornali. Grazie Monica, un saluto a tutti. Bene, grazie a Beatrice Linardi, grazie ovviamente a Don Bruno Bignami che, come dicevo prima, non solo è presidente della Fondazione Don Mazzolari ma è anche il postulatore proprio della causa di beatificazione dell'arciprete di Bozzolo. Abbiamo sentito 18 settembre proprio la data in cui questa inizierà ufficialmente. Bene, direi che possiamo fermarci qui. Le emozioni che abbiamo vissuto oggi sono state tantissime, abbiamo ricevuto delle sollecitazioni, dei messaggi importantissimi e del resto non poteva essere altrimenti con Papa Francesco. Una visita veramente che rimarrà nella storia di Mantova, nel cuore dei mantovani, così come è accaduto 26 anni fa per quella con Giovanni Paolo II. Io quindi ringrazio Aristide Pelagatti, diacono e ricordiamo direttore dell'ufficio Migrantes della diocesi di Mantova. Un grazie a Marco Pirovano, direttore invece dell'ufficio per la pastorale sociale e del lavoro sempre della nostra diocesi. Permettetemi un ringraziamento a tutti i colleghi di Telemantova che hanno lavorato tantissimo, hanno contribuito per questa diretta, e quindi i tecnici Anas Ramburi, Graziano Campagnoli, Ivano Bottura che era appunto in quella di Bozzolo, che ha fatto tanto per quanto riguarda le immagini, poi questa sera vedremo appunto il frutto del suo lavoro anche nei telegiornali. Grazie ai colleghi giornalisti Beatrice Linardi che abbiamo appena visto, Giulio Cisamolo e Matteo Bursi, a tutti comunque coloro
che in qualsiasi modo hanno contribuito alla realizzazione di questa diretta. Peraltro, come avete visto, non facile per quanto riguardava i collegamenti un po' scattosi dovuti, ecco, a quella che era un po' la precarietà del segnale in quel di Bozzolo. Grazie ancora a tutti e soprattutto a tutti voi che ci avete seguito in questo evento indimenticabile. A tutti dunque una buona giornata e un arrivederci.